Voilà Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi un breve video su un piccolo trucchetto che volevo condividere con voi su come riparare il foro in un tarp. A tutti può capitare, a me è capitato anche, che una scintilla voli e si va a posare proprio sul tarp e va a creare un foro. Cosa fastidiosa, specialmente se siamo in una situazione critica e non abbiamo niente da riparare tipo una toppa un nastro insomma qualsiasi cosa che possa tappare il foro noi con questo piccolo trucchetto possiamo andare a riparare rapidamente in modo efficace il foro utilizzando del semplice paracord ora innanzitutto andiamo prima a vedere cosa necessitiamo per fare la riparazione e dopodiché andiamo a vedere come farla andiamo allora ragazzi di che abbiamo bisogno per iniziare abbiamo bisogno del semplice paracord ok da 4 mm va più che bene se non abbiamo il paracord anche un cordino sintetico. Va, va lo stesso, poi ci serve un qualsiasi coltello, ok. E infine una fiamma. Ovviamente, può essere un accendino come può essere dei fiammiferi. Ok. E per ultimo ci servirà un foro. Se non ce l'avete, fatelo così lo possiamo riparare. <ride> Sto scherzando, ovviamente, andiamo a vedere subito come riparare con questi eh, oggetti il nostro foro. Allora ragazzi, per prima cosa prendiamo il nostro paracord, lo inseriamo da sotto e passiamo la punta nel forellino in questo modo, vedete? Ora ne lasciamo solo all'incirca un paio di centimetri fuori, in questo modo, e mettiamo la mano sotto così. Ecco qua, perfetto. Ora con l'aiuto dell'accendino Andiamo a squagliare un pochino. Ora lo avviciniamo un pochino al telo, spegniamo la fiamma e schiacciamo. Così. Perfetto. Voilà. Ok. La prima parte è fatta. Ora lo giriamo, qui avremo questa situazione. E con il coltello andremo a tagliare lasciando un centimetro all'incirca, ecco qua, lo addrizziamo, sistemiamo, ci mettiamo la mano sotto come prima. Accendiamo, soffiamo e poi schiacciamo con il coltello. Voilà, ragazzi, riparazione effettuata alla perfezione. Vedete saldato sia di qua che di qua. Ok, e di qua non passerà più l'acqua. Ora. Questo è un paracord nero che ho utilizzato. Ovviamente se avessi utilizzato un paracord verde sarebbe uscito meglio perché si sarebbe poi uniformato al resto del tarp. Però in caso di emergenza va bene anche così. Bene ragazzi, era solo un piccolo trucchetto che volevo condividere con voi. Non si sa mai può sempre tornare utile. Speriamo di non averne mai di bisogno, ovviamente, però casomai sappiamo come farlo, ok? Io vi ricordo la pagina Instagram in basso e in più vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdervi altre tecniche, altre conoscenze sempre in ambito outdoor. Ok, ragazzi? Io spero di vero cuore che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con un altro video. Ma prima di chiudere, vorrei fare un saluto al mio amico Luca del canale Exeter, The Bassenger. Speriamo di averlo detto bene. E ci vediamo alla prossima. Ciao, amici!